Non si vedrà già mai stare sazia questa mia pena amor di renderti signore del tuo grazia a cui pensando volentieri si spazia per la vedendo il tuo valore, onde vigore e ti ringrazia, onde prende vigore e te ringrazia, e te ringrazia, onde prende vigore e ti ringrazia. Medievale 2015-2016, Carla Maria D'Urso, che io ho l'onore e la gioia di presentare perché è una delle mie scrittrici preferite, in quanto non solo è brava a scrivere e sa descrivere perfettamente le persone che rappresentano i suoi libri. Io imposterei la serata, innanzitutto, ripeto, ringraziandomi per essere intervenuti così numerosi, facendo, diciamo così, da due, tre domande a Carla in maniera molto spiccia. Detto questo, io vorrei che voi ascoltaste lei e poi eventualmente potreste fare delle domande se siete interessati. Innanzitutto la prima domanda che ascoltate, semplicissima, Carla Maria D'Urso e il suo nuovo libro. Buonasera, grazie a voi della vostra presenza, a Riccardo Medievale di questo invito e a Maurizio e a Enrico per le bellissime parole e l'introduzione. Sono molto felice di aprire questo ciclo di incontri in questo bellissimo centro dove non ero mai stata, quindi anche per me è una prima, sono ben felice. Allora, Carla Maria D'Urso, cioè io scrivo, i libri mi è stato giurato, spergiurato dalla Mondadori qui di fronte che ci sarebbero stati, me lo auguro di cuore. Allora, io scrivo ormai da diversi anni, La Bastarda delle Sforze è il mio sesto libro per adulti, ho esordito con la narrativa per adulti nel 2004, voglio ormai portare nel 2004 con la fortunatissima La Sposa Romana che, come in tutti gli altri miei libri, per la verità, sempre in produzione, continua a conoscere un grandissimo successo, naturalmente questo mi fa molto felice, come tutti gli altri miei libri, così come mi ha fatto felice la grandissima risposta che voi lettori avete dato a quest'ultimo libro. Prima di scrivere io sono stata insegnante di italiano e latino nei licei classici. Poi, un po' come le protagoniste dei miei libri, se qualcuno ha seguito, ecco i libri arrivano, c'è Carlo De Conti, molto benvenuto. Se qualcuno ha seguito qualche mio libro, sa che su sei libri, ben cinque protagoniste sono femminili. Un po' come le mie figure femminili, amo così alle volte delle scelte forti e quindi ho scelto di ribaltare la mia vita e di dedicarne altro, fra cui la ricerca storica che è una mia grandissima passione. E da lì è nato il discorso dello scrivere. Anzi, colgo l'occasione per dire a Enrico che ha una grande passione per il Cavaliere del Libro, il mio secondo libro, che mi è costato, è stato un immenso piacere. Ho avuto la gioia di poterci studiare per cinque lunghissimi anni su questo Cavaliere del Giglio, che appunto proprio dalla ricerca storica su il Cavaliere del Giglio, dove ho trovato nei testi antichi del 200 e del 300 queste storie stupende, bellissime, che a me sono
è nato questo desiderio di lasciare traccia delle cose che scoprono. Caterina Sforza, per darvi una piccola inquadratura, è la nipote di Bianca Maria Visconti Sforza. E lei, figlia bastarda, come si diceva allora, ecco perché il titolo con questa parola forte. Una volta non aveva la connotazione che ha oggi questa parola. Una volta bastarda significava semplicemente figlia nata fuori dal matrimonio, punto basta. Bianca Maria Visconti era una figlia bastarda, nata fuori dal matrimonio, ma siccome resta l'unica erede, il padre decide di passare a lei. Non sarà semplice, ci saranno lotte, chi conosce un po' la storia di quel periodo lo sa, ma Bianca è una tempra fortissima di donna, sposa con grande determinazione Francesco Sforza, di cui è innamoratissima, ricambiata, e salva il suo regno, il suo trono, non è un regno, il suo ducato. E Caterina Sforza è sua nipote, figlia del suo primo figlio, Galeazzo Maria Sforza, che ha avuto questa figlia, per la verità, un fratello che è predecedente e un altro fratello che nasce dopo Caterina quando aveva qualcosa come 16 anni, insomma, era un poco più che un ragazzo, innamorato di questa Lucrezia Landriani, sposata, ma che lei, che naturalmente porta via il marito, perché Galeazzo Maria Sforza era un tipo molto particolare, e dal libro emerge. Caterina è la figlia, la nipote amatissima da Bianca, amatissima, la sua prediletta, ed anche per una serie di vicende su cui non mi soffermo, altrimenti andiamo troppo per le lunghe, ma che leggerete nel libro, molto amata dalle sue due madri, quella naturale, Lucrezia Landriani, e quella che la adotta, Bianca di Savoia, una ragazzina deliziosa, dolcissima, sulla quale lei fa alcune riflessioni che eventualmente leggerete. Fino a 9 anni questa bambina ha l'infanzia più felice che una bimba possa sognare. Vive qui, nel nostro castello che oggi chiamiamo Sforzesco, ma che allora si chiamava Fortezza di Porta Gioia, che era ai margini della città, completamente ai margini della città, una vera e propria fortezza, truce, pesante, perché era veramente una fortezza, dove c'era una guerrita guarnigione di soldati. Quindi ci si era ritanato Filippo Maria Visconti, il padre di Bianca, uno psicopatico, perché aveva paura di tutto, quindi ha lasciato il palazzo qui di fronte della Rengo dove prima vivevano e si è rifugiato nella roccaforte lì. Vive a contatto con i soldati, vive a contatto con i militari, vive nipote di un condottiero come Francesco Sforza, nipote di Bianca Maria Sforza, Visconti Sforza, che è una donna che ha combattuto spada alla mano a fianco a suo marito. Quindi vi cresce con la grande passione per la guerra. Sua nonna è una nonna illuminata, non vuole Lucrezia Landriani nel suo palazzo, quindi la alleva lei, sua nipote, e siccome ha figli e altri nipoti che sono tutti maschi, dice va bene, Caterina vivrà con i suoi compagni maschi e farà quello che fanno loro, studiano loro, studiano anche Caterina, studiano il latino, studierà il latino, studiano come si combatte con la spada, studierà come si combatte con la spada. Cresce così questa bambina. Lei si trova presa, catturata, imprigionata in una vicenda politica della quale naturalmente non sa niente, ignora tutto, e resta presa in questo ingranaggio, senza colpa, senza sapere niente, dall'oggi al domani, da un'ora all'altra, veramente dal mezzogiorno al pomeriggio, la sua vita cambia in modo drammatico. Di questo segno così forte Caterina porterà le tracce, la cicatrice sempre, non guarirà da questa cosa. È una cosa così forte, così drammatica che non ne guarirà più, e da quel momento cambia tutto nella sua vita. Guardate, io riflettevo quando ho scritto questo libro che si invecchia in molti modi, si può invecchiare pacatamente anno dopo anno, ma alle volte si invecchia di colpo, perché accade una cosa
che ti cancella la gioia di vivere, ti cancella le speranze, ti cancella in un certo senso il futuro, perché quando non hai più gioia di vivere, quando non hai più speranze, ti viene cancellato il futuro, e quando non credi più nel futuro è come se tu fossi diventata improvvisamente vecchia, la vita non ha più interesse per te. Questo è quello che accade a Caterina. Quindi questo è il punto nodale della sua esistenza. Da qui scaturiranno tutta una serie di altre cose. Per esempio, scaturirà un matrimonio molto infelice con una persona che non solo lei non ha, questo era normale a quei tempi, poi i matrimoni erano concordati, ma che lei detesta violentemente e che sente lontanissima da lei, Lei è stata abituata nella sua casa a coltivare il coraggio come una grande virtù. Lei è una coraggiosa, una combattiva, questa è l'immagine che ha di sé. Nella vita non devi arrenderti, devi combattere. Suo marito è un paurone. E questo, come sa chi ha già letto il libro e come può scoprire chi lo leggerà, porterà a momenti drammatici nell'esistenza di questa coppia, perché suo marito non è un paurone. Suo marito è il nipote prediletto di Sisto IV, il Papa, il quale sogna per lui un grandissimo avvenire e che rende giorno dopo giorno il padrone di Roma, il padrone indiscusso di Roma, un uomo potentissimo. Però quando un uomo si ritrova con una grande potenza nelle mani, un grande potere nelle sue mani, ma nello stesso tempo è una persona paurosa, purtroppo compie una serie di atti che sono molto molto brutti, molto negativi per sé e per gli altri, perché tende a mascherare la sua codardia con l'eccesso di violenza. Questo è il problema. Quest'uomo diventa violento, accanito, crudele, veramente crudele, tanto che viene detestato. Era un po' questo che io volevo dirvi sul libro come trama. Il libro è molto ricco, abbraccia circa una quindicina d'anni della vita di Caterina, più o meno, diciamo, sì, 15-16 anni, da quando lei ha 9 anni, con un rapido accenno anche prima, per la verità, perché comincia anche prima quando lei ne ha 5, finché lei in grosso modo ha 24-25 anni, quando accade un altro evento drammatico che vedrete. E scoprirete quale sarà. Allora, cosa c'è di tematiche, quali tematiche ci sono in questo libro? Ci sono una serie di tematiche che sono tipiche di tutti i miei libri. Io amo storie molto forti, emotivamente molto forti, sono storie che mi devono emozionare moltissimo, mi devono dare grande emozione, grande suggestione, grande commozione, cioè far leva sulle mie emozioni. Quindi storie forti, di eventi particolarmente forti e storie vere, perché io tendo ad amare le storie vere, quelle realmente accadute, tanto più vere e tanto più forti, tanto più mi suggestiono. Poi amo le storie moderne, a me piacciono molto le storie che, pur ambientate nel passato, perché mi consentono di coltivare la mia passione per la storia, per la ricerca storica, hanno però dei temi modernissimi, molto vicini alla nostra sensibilità. È quella che più di tutte le altre protagoniste ha un carattere combattivo, perché al combattimento è stata allenata. Lei, per esempio, è una bellissima stratega militare che lo dimostrerà nella sua vita. Sarà lei a salvare la famiglia perché ha grande lucidità e grande abilità sotto il profilo della strategia militare, somiglia in tutto a suo nome. Quindi alla prezza è la più combattiva, in realtà, per certi versi, è quella che più subisce il peso del potere maschile tramite suo padre, tramite suo marito, del potere politico, perché resta invischiata in una congiura politica nella quale purtroppo resta la vittima predestinata.
e del potere delle convenzioni, perché sua madre, sua nonna Bianca Maria, che pure è una ribelle, che pure è una donna combattiva, la educa ai principi più convenzionali e conformistici. Tu devi stare sottomessa a tuo padre, devi stare sottomessa a tuo marito, questa è la legge per le donne, tu la devi ottenere. Devi accettare il marito che ti viene scelto, devi tacere e accettare il destino che verrà scelto per te. E le lava molto il cervello, la condiziona molto su questo piano. Quindi è quella che vive di più questa dicotomia, questa contraddizione tra come si sente lei e come è stata educata. È quello che io definisco la contemporaneità. A me piacciono storie contemporanee, indipendentemente dal fatto che siano accadute 8 secoli fa, 3 secoli fa, 20 anni fa. Storie contemporanee. Cosa vuol dire contemporaneo nella mia gestione? Io considero contemporanea la figura di chi ha avuto appunto il coraggio della ribellione. Il coraggio della ribellione perché? Perché avere il coraggio della ribellione significa possedere dei tratti nella tua personalità che sono valori che noi ammiriamo sempre. Per esempio, devi avere una grande apertura mentale, un grande coraggio, una grande determinazione, saper reggere le pressioni, che sono tratti che fanno di un personaggio, a prescindere dal momento in cui è vissuto, un personaggio vicino a noi, alla nostra. Ma alle donne non era riservato il racconto della storia. Al massimo tirava messe le epistole, no? Le lettere. Al massimo erano messi i diari. Persino Jane Austen, che è la prima donna, ecco perché ho detto gli inizi dell'Ottocento, perché pensavo a Jane Austen, che è la prima che ha il coraggio di misurarsi come donna con l'editoria e con la storia raccontata da una donna. Jane Austen, lo saprete, è partita con un nome falso, maschile, e con un romanzo epistolare, Orgoglio e Pregiudizio, era il primo romanzo epistolare. Poi dopo lei ha avuto il coraggio della sfida di farlo un romanzo e di pubblicarlo col suo nome. Ecco, da quel momento ufficialmente la storia può essere raccontata anche dalle donne, ma fino a quel momento no. E Caterina è una vittima di questo, perché se voi andate a cercare sulle cronache non leggerete la storia così come realmente la vissuta, perché la cancelleria sforzesca non ha nessun interesse a raccontare la storia di Caterina così come realmente accaduta, e quindi la manipola, la modifica, racconta una storia diversa. E lei, che io faccio parlare in prima persona per dare almeno in una parte, si alterna una parte in terza persona con una parte in prima persona in cui Caterina dialoga direttamente con voi. E questo proprio perché volevo ampliare il più possibile lo spazio al suo cuore, al suo pensiero, al suo desiderio di raccontare la storia così come è realmente accaduta. Ho bisogno di questa componente di forti emozioni. Io dico sempre, il romanzo non è tanto il racconto di una storia, ma è il racconto di un'emozione. Quindi è più un'emozione che una storia, o è un'emozione o è una storia. Grazie per questa bella domanda.